Good morning Berlin. Siamo, eccoci qua. Dunque, i commenti mo vi rispondo sotto, perché mi ha scritto pure una ragazza, dopo mi ha scritto: mi rispondi per favore, perché io rispondo sempre. Tu mo sarà ventore, dai, un giorno e mezzo, ma mo rispondo, però dopo li vado a rispondere lì. Però diceva, ma il destino, tornando al discorso del destino, ma può essere che ci sono due, tre o un ventaglio di destini sempre prescritti, però poi in base alle nostre scelte. Guarda, questo è un discorso molto, non è complesso, è che bisogna andare su livelli più alti, cioè esiste un livello in cui l'uomo ignora certe cose e probabilmente non ha questa variante. Più uno diventa mago, appunto, e più può avere due o più varianti che possono dipendere da lui, ma pari merito, paradossalmente, sono scritti tutti. Per esempio, cioè due, un variante, due, per essere, facciamo semplice, due, più di uno, comunque. Sono tutte e due, tu dici, ma come fanno a essere prescritti tutte e due? Perché ci sono, qui vedi, non è... Guarda l'uscita, guarda, madonna, pazzesco ragazzi, gente di campata. Vabbè, scusatemi, sono perché? Perché immaginate, faccio per esempio, è una delle tantissime possibilità, vere, non vere, ma possibili, che ci sono universi paralleli. Tu dici, questa non è la spiegazione, è per dirti che non si può analizzare queste cose per ipotesi. Sì, facciamo un pur parlè, infatti in auto faccio sempre pur parlè. Quindi dipende da, cioè noi non abbiamo la visione per poter arrivare poi a dire queste cose. Però fino a quando parliamo di quelle che dicevo, il destino, quello sì, ci possiamo, anche perché poi con un vero percorso riesci poi a attaccare l'impossibile col possibile, come vi dico sempre. Ma questi discorsi poi su sono troppo ipotetici. Andiamo a fare, sì, si può fare, veramente non mi piace farlo nel canale, magari parlando con uno in privato, cosa, perché no? Ma un video, la gente cerca di prenderci qualcosa, e io, sapete che per quanto parli di cose inimmaginabili, ma sempre coi piedi per terra, dicevo là, addirittura l'astrale o il basso astrale esiste, sì, ma non esiste il concetto di quello cattivo, buono, non ci sono certezze, e quando non ci sono certezze io non ci posso fare i video, perché la gente che segue, come è pari merito, vi dicevo, non si può giocare con la spiritualità e nemmeno parlare senza avere un punto preciso. Io, infatti uno mi ha scritto, come al solito non arrivi mai al dunque, oggi me l'ha fatto il commento, ancora non mi risponde. Era una critica, ma non arrivo al come, perché sono pezzi di un disegno immane, se no faccio un video lì, chiudo per quello, ogni cosa, da che discorsi so, anyway, non mi fate perdere. E quindi dicevo, sì, la variante, ma lì rientra la volontà con la V grande, che io ci ho fatto dei video, è nel titolo, quindi di solito io parlo di cose che magari nel titolo è un altro, ma in questo caso i video che ho fatto sulla volontà vecchia, li trovate, scrivo Luigi Baratieri volontà e riescono quelli che, con la V grande. Guarda caso l'amico Fritz, torniamo sempre a lui, 80 anni fa, dico 80 anni fa per farvi capire, chi non ha visto gli altri video, quando dico l'amico Fritz che intendo, parlava sempre di volontà e soprattutto di provvidenza. Dice che ci è una volta con la provvidenza. Vedete, per quanto ci sono tante vie che sono cripte tutte, perché a quei tempi, perché è stato sempre così, non si poteva divulgare chiaramente, perché non vuoi divulgare alla massa. Poi divulghi come Hollywood ti lancia i messaggi. Che tu magari lo vedi quel film 10 anni fa, cogli quello che era l'esoterico, cioè qualcosa visibile, poi lo vedi che ti sei fatto un percorso e ci cogli le cose. Quindi è a secondo di dove sei tu, è come uno specchio, diciamo, cogli. E loro danno i messaggi, quelli a livelli altissimi, per chi è arrivato a livelli altissimi.
sono selettivi proprio. Lo stesso messaggio vale per, in base alla tua, al tuo livello di percorso di elevazione umano, immagini. Quindi la volontà, come parlava il Führer, parlava sempre di provvedere. Perché? Perché la volontà con la V grande, nella Kabbalah per esempio, perché la Kabbalah, ecco, tornando a numero, nella Kabbalah è spiegato, non è spiegato semplice, ma tra tutti, forse anche perché noi abbiamo un retaggio giudeo-cristiano, quindi ci risuona qualcosa, non è, è scritto cripto ovviamente, perché è psicologia all'ennesimo livello. Maria e Giuseppe fa Gesù, poi fa Horus, quello non è... Vabbè, lì ci si deve fare un... per esempio il Keter, poi c'è il Komal Binah, che cosa sono? Lì per esempio parlava di Binah nel senso che la volontà va sempre, o meglio, la provvidenza va sempre a picci, non può esistere senza la volontà. Cioè la provvidenza entra quando l'uomo tira fuori la volontà con la V grande, non la volontà, ma demon. E lì arriva la provvidenza. E dopo di questo che succede? Si fondono volontà e provvidenza e a quel punto entra come la fatalità. E ti succedono le cose che ti si aprono le vie da sole. Cioè, ma che sta succedendo? Infatti proprio... è questo che poi va a formare, quando parlavo di volontà, volontà sapete che si intende per volontà con la V grande, ma l'ho spiegato in quei video, però per farla semplice, non mi fa scontrare, per farla semplice, e quando proprio, non lo so come spiegarlo, lo faccio come un lupo che urla, salta al cielo, quella è la volontà, proprio qualcosa che esce, tu lo riconosci, almeno io lo riconosco. Perché è il, uso questo termine, è il daimon dentro di te che esce, quella è la volontà proprio. Quella è una volontà incredibile che va accoppiata anche al pensiero puro. Stamattina ho fatto un post su Facebook sul pensiero puro. Se il pensiero così, tutte le azioni che facciamo derivano tutte dal pensiero. Se noi ci facciamo influenzare dai pensieri del Kaiser, le nostre azioni sono del Kaiser. Ma se un pensiero del cavolo può fare la... si tramuta in azione, cosa potrebbe mai fare un pensiero puro? E questo l'ho fatto oggi nel corso, anyway, per non perdermi. Quindi il binala, parliamo con i termini che conosciamo, la volontà innesca la provvidenza e tutte e due mischiati innescano la fatalità. Ecco perché parlava il Führer sempre di provvidenza e volontà. Anche se poi lui lo parlava in chiave quando faceva i discorsi pubblici, non è il termine giusto assolutamente, politico, no, politico nel senso come intendete voi, politico nel senso di parlare alle masse per poterle fargli capire certe cose che voleva far capire lui, non lasciamo più. E cos'è questa cosa? Questo è il daimon dentro di noi, io lo percepisco bene e qui entriamo in un discorso molto difficile. Io... perché devi essere tutte e due contemporaneamente, la mente umana, torniamo al, va in cortocircuito, non riesce a capire che significa essere tutte e due contemporaneamente, non H24 ovviamente. Io riesco ad essere dei momenti sia il daimon che me stesso è un termine sbagliato, per farvi capire alle persone normali che significa me stesso, se quando tu credi che sei lui, io sono. Quindi io delle volte percepisco, vedo con gli occhi del mio daimon che sta qua dentro, come se immaginatevi un pupazzetto così che sta qua dentro, e io da qua dentro, immagino la testa del, sta qui, questo daimon, alzando gli occhi vedo il cranio vuoto e vedo due fessure che sono i miei occhi questi, che da qui entra la luce, e io volendo esco da lì, esco proprio. Ma quando esco io sono il daimon, percepisco di essere il daimon, ma all'unisono sono io che lo guardo insieme. E lo pure, volendo, non, però il grosso, gestisco.
all'unisono sono insieme Daimon e me stesso. Cioè sono Daimon che agisce e me stesso che lo guarda, e per quanto possibile, perché lì non ci si gioca, questo è fuoco, ragazzi, non scherziamo con queste cose. Ecco perché io sto molto attento, do i pezzi e dico non si può giocare con queste cose, quelli si vede i soldi con la spirit, non si può fare, perché qua è pericoloso. Ecco perché non si dà la massa, perché se uno fraintende queste cose non si sa dove va a finire, non è un gioco questo. Perciò lo occultano, non perché non vogliono l'evoluzione psichica dell'uomo, perché gli dai i pezzi a uno che ti fa gli stragi. Dopo veramente, che fa, siamo responsabili, non esiste. Quindi se uno decide, come sto facendo io, nella mia modestia, perché non sono nessuno per poter dire, io dico, ho la chiave per le cose, per dirlo in modo semplice, bisogna stare molto attenti. Il discorso del Daimon lo riprendiamo, io sono arrivato, quindi mi stoppo qui. Vi ho fatto una sorpresina sul ringraziamento per i 6.000. Non so se la metto prima questo il video o l'altro, addirittura manco lo metto questo, non so manco se sono arrivato a 6.000, mancava una decina. Non vi impressionate sulla scritta che ho dietro al muro. See you later.